Andate a Caserta, questa bellissima reggia con questo parco stupendo, abbiamo prenotato 20 biciclette, poi dopo una decina di 10-12 persone, temerariamente con mantella e chi anche ombrello, siamo andate a fare questo viaggio in questo splendido parco, giardino, eccetera. Ovviamente girare in un parco con la pioggia è diverso che girare in un parco. Per cui diciamo, abbiamo concluso un po' in fretta queste cose qui, poi siamo arrivati a Sperlonga, ci si è aperto il cuore perché c'era il sole, mare e sole, per cui tutte felici, siamo andati a piedi nudi sulla spiaggia, si è bagnati un po' i pantaloni, la Maria che si è messa a fare il bagno, e il giorno dopo però lo stesso, mattino bel tempo, pomeriggio tiravo il mare. E comunque vabbè, lì abbiamo girato i luoghi caratteristici, i centri storici. Anagni ieri, l'ultimo giorno la mattina abbiamo fatto Anagni. Abbiamo sempre trovato, tranne una volta, delle guide molto brave, soprattutto molto appassionate, delle guide del posto che veramente si vedeva che amavano i loro posti, le loro terre e trasmettevano questa positività rispetto a questi luoghi. E io non sarei in grado di spiegarvi quanto è bello, non so, quanto è bella Caserta. Abbiamo visto Caserta, la Caserta, con la guidata, il parco è una cosa stupenda, poi abbiamo visto le croche, abbiamo visto Sperlonga, Gaeta, la montagna spaccata, le grotte di Tibergo, il museo archeologico, la solfatare. Siamo arrivati a Napoli col sole, bello, tutti contenti, così, no? Andiamo a Pozzuoli, traffico della Madonna, perché lì guidano da cani, proprio la zona lì, così. Arriviamo questa solfatara, la guida bravissima, era Silmarco, cioè era così. Per cui la solfatara è, io pensavo soltanto i fumi che vengono fuori dal terreno, così, e tu ti trovi quasi un paesaggio lunare, perché i minerali, lo zolfo, così, ti creano tutta una cosa suggestiva, vedi il fango che borbotta, poi insomma, bello, lì ci ha raccontato un po' una cosa antica, poi lo sapete, sì, anticamente si curavano, venivano i romani e così, e quello è stato bello. Poi lì a Pozzuoli, a un certo punto è cambiato il tempo. No, ma poi cos'è che abbiamo visto? No, sotto c'era il museo archeologico. No, siamo andati negli spiriti. E siamo andati sotto. L'anfiteatro abbiamo visto. L'anfiteatro, ecco, e siamo andati sotto nel colonne, intanto acqua, giorno, vabbè, usciamo da questo anfiteatro conservato molto bene, tutto così, l'anfiteatro è il tempio di Sirene. Ecco. E c'era un tempietto molto carino, chiamato Tempio Serapide, che era una divinità egiziana, così, che era in pratica in un laghetto, perché c'era il lago sotto. Allora abbiamo detto, cosa facciamo? Scendiamo dal pullman, non scendiamo dal pullman, ci sono i soliti temerari, io no, e sono andati sotto l'acqua a vedere se anche quello, vabbè, è stato particolare. Dopodiché una bella oretta, un'oretta e mezza di viaggio verso Caserta e siamo arrivati all'albergo. L'albergo, abbiamo mangiato bene anche, un bel albergo e tutto. Il giorno dopo la reggia, giornata dedicata a quella. Io l'avevo vista un po' di anni fa, adesso è molto migliorata, tranne in una cosa, cioè i servizi igienici, un posto così, sono il biglietto d'ingresso, non lo vogliono capire.
su sei bagni ce n'erano tre che non funzionavano, con un sacco di gente, di così. Vabbè, venire, a parte quello, la Reggia è bellissima, penso che la conoscete un po' tutti, ho pensato, e c'era il sole, il mattino, tutti contenti, però le previsioni davano che un'ora e mezzo, due, cominciava a cambiare la sole. Vabbè. Allora, all'interno ce lo siamo fatti col sole fuori. Ma cosa dobbiamo fare? All'esterno, i giardini all'inglese, le, così, il giro in bicicletta, così. Niente, e ormai però avevamo poi prenotato la vetta, perché quelli poco sportivi che non andavano in bici, no? Abbiamo preso la navetta. Questa navetta, questa è una cosa proprio alla napoletana. Siamo saliti in 40 e passa su una navetta che sarà stata per 15. No. Ma in modo è andato e salito dove doveva portarci. Abbiamo visto le fontane e tutto così. E siamo riusciti a fare poi il giro nel giardino all'inglese, che è bellissimo, proprio vedendo una natura meravigliosa, così delle piante secolari che non ti aspetteresti mai, poi bello, e poi siamo usciti poi con l'acqua. E nel frattempo arrivavano i temerari con le biciclette, noi e gli altri siamo ritornati insieme con la navetta, alcuni invece sono ritornati a piedi, per cui la navetta era un po' più in condizioni buone, così, e sono arrivati gli ultimi. La canna dovevate vedere, era splendida, era splendida.